Una discarica modello che è anche il centro produttivo e volano di sviluppo del territorio tra musica, arte e trattamento innovativo dei rifiuti. Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha fatto una visita alla discarica di Legoli nel territorio comunale di Peccioli in provincia di Pisa, dove a fargli da guida è stato il sindaco Renzo Macelloni che ha illustrato il modello per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti e residui. Si è dimostrato che il problema dei rifiuti può essere fonte di ricchezza immediatamente, fonte di ricchezza perché si fa recupero e si riusano i rifiuti, può essere ambientalmente compatibile, socialmente accettato, pulito anche nella gestione dal punto di vista etico e addirittura una discarica può diventare un luogo di incontro, un luogo anche dove si fa arte, si fa musica, si discute. Un esempio davvero di riferimento a livello regionale e anche a livello nazionale. Perché nella discarica di Legoli vengono svolti anche eventi come concerti e mostre. Un approccio pragmatico perché i rifiuti esistono e vanno trattati al meglio. La discarica gestita dalla società Belvedere è classificata come discarica per rifiuti non pericolosi. Qui sono conferiti rifiuti urbani trattati e scarti provenienti dai comuni del lato costa e del lato centro. E qui lavorano una quarantina di addetti e 800 sono i soci che compongono l'azionariato della società. Abbiamo un impianto per il trattamento meccanico-biologico dei rifiuti tarquali che ancora esistono, quindi un impianto per triturare, selezionare e ridurre il carico dei rifiuti, e abbiamo anche fra un paio d'anni avremo un impianto per la produzione di biometano che tratterà la parte organica della raccolta differenziata e porta a porta. Quindi ormai Peccioli, ormai col suo impianto, è diventata una struttura industriale importante e determinante all'interno della geografia regionale dello smaltimento dei rifiuti, in modo particolare del rifiuto urbano e tutti i suoi derivati. La serata è poi proseguita con il concerto musicale al Triangolo Verde all'interno della discarica di Legoli.